Gentili amiche, cari amici, buongiorno da Andrea e da domenica 14 agosto. Che barba, guardate, gli vi metti in primo piano le lanose gote che in questi 6 giorni non sono state rasate, sono state lasciate in stand-by per lasciare la pelle a riposare in un esperimento che può essere solo fatto quando riuscite a restringere la vostra esistenza a pochi rapporti personali, ma insomma, limite sempre di quello che è il decoro. Bagniamo. Oggi sarà una rasatura che dovrà lasciare un po' di spazio alla cronaca, perché come vedete la lavagna oggi è ricca di inserzioni, di ritagli, mentre furbo Marco Balocchi Pesaro sarà il nostro Sans Dolor Gel Pre-Shave, perché per farsi una barba del genere bisogna chiaramente avere l'accortezza di prepararla. Qualcuno poi mi dirà se ha già provato questi prodotti. Mentre sullo sfondo abbiamo una radio dell'isola di Capri, Radio Yacht, ecco una radio che fa un po' il paio con le cronache dal Forte del Marmi, il Twiga dei Patrioti, uno stralcio di giornale suggerito, manco a dirlo, dall'amico Fulvio, che saluto, che frequenta abitualmente queste zone di riviera, fornendo con i suoi prodotti per feste, party, meravigliose notti di stelle e di luci, i locali più in, non solo italiani. E quindi andremo a leggere cosa è successo al Twiga, cosa si dice nella zona di Forte dei Marmi, mentre la barba è ispida come quella di un porcospino. E oggi andremo a fare una rasatura ibrida, ma faremo un tentativo che vedremo di rendere il meno pericoloso possibile, con un mano libera, un tonarimi, e chiaramente finiremo con un Bolzano e un Double Edge. Tanto mi munisco soltanto di materiale a concio per la pulizia del mano libera, eccola qui. E andiamo allora a preparare oggi la rasatura con Truffy Tenille, oggi crema che deve avere le caratteristiche, questa è la numero 10 con l'appointment della regina e del principe di Galles. Per preparare, sentite il profumo, non potete sentirlo, il colore potete vederlo, la consistenza la spalmeremo e la testeremo su un Yaki Brush Professional Line, un arancione sintetico che ho acquistato in bundle con un vecchio rasoio vintage dall'amico Dario di Trieste qualche mese fa, e andiamo a provare con questo setola bicolore che dà un senso di freschezza, di barberia easy, e andiamo subito, sperando che abbia già fatto effetto il nostro sans dolore, andiamo a bagnare. La sfida con i mano libera a volte si chissà. È per me un esperimento più semplice da mettere in atto con barbe di più giorni piuttosto che con barbe di pochi giorni. Questo è quello che io ritengo essere, forse esagerando, la quantità giusta di Truffy Tenille Number 10 per la preparazione della nostra montaggio in crema. Scusate, arrivo. Intanto scompaio dall'immagine. Ringrazio tutti gli amici, Luigi, alcuni amici cecinesi, gran numero di appassionati che ha visionato il mio ultimo video dell'8 di agosto, che ringrazio di cuore, complice anche le lunghe giornate. Chiaramente si passa più tempo volentieri a sentire le mie fregnacce, che obiettivamente non è che sono proprio il massimo del passatempo. In ogni caso, grazie davvero, perché ragionevolmente sentirsi poi in compagnia su temi che vanno dalla cronaca politica alla rasatura è comunque una soddisfazione e fa piacere. Mentre, come vediamo, ho abbondato con il nostro Truffy Tenille, adesso vado a montare con il pennello sintetico Yaki, ve lo faccio vedere anche da dietro, Yaki Brush, eccolo qua, e andiamo a preparare il pelo. In mano libera, ben sapete, per me un attrezzo che uso carissimamente, quasi mai. Diciamo che il Pre-Ferragosto, che è oggi domenica 14, presuppone il coraggio di provare ogni tanto ad usarlo, chiaramente non nelle parti più complicate del mento, dove è certo il taglio. Ora, non è un tonarino in 6 ottavi, credo, ecco, non di altissimo pericolo, ma comunque sempre una lamazza che adesso andrò a presentarvi. In ogni caso, voi immagino siate già abbondantemente accomodati da giorni nella vostra prescelta soluzione di villeggiatura. Le televisioni ancora ieri fino a sera, ma non tanto fino a tardi, c'era soltanto in onda Luca Telese, che
che sobillava due ospiti, di cui una era Irene Tinagli, vice segretaria del Partito Democratico, a mio giudizio molto brava forse in economia, ma completamente incapace a presentare l'immagine politica del primo partito costituzionale come loro si ritengono essere, ovvero il Partito Democratico, quindi sarebbe stato bene lasciare ad altri. C'era anche Alan Friedman, ovviamente, con la sua camiciuola a righe, localizzato in qualche località di villeggiatura, mentre altrove litigavano, non ricordo più quale deputato di Forza Italia, e Luciana Azzolina, anzi Lucia Azzolina, candidata con Impegno Civico, con l'APE di Di Maio e Tabacci, il massimo della vergogna rappresentativa, dopo quello che è stato detto nei confronti del PD, candidarsi con Tabacci in quota PD, credo che con le primarie che si svolgeranno online martedì per le candidature del 5 Stelle succederà veramente di tutto. Quale democrazia? Tutti accusano il signor Conte di essere diventato leader del suo partito, di aver fatto del 5 Stelle un partito personale. Vi leggerò alcune cosette tratte dal foglio di ieri, ovviamente acquistato il sabato per la domenica. Chu is meglio che one, sabato e domenica, mentre poi vediamo che la nostra Traffit non vuol dire trafitto, vuol dire traffit, vuol dire che è una crema inglese di grandissima storia, brasone, che ritengo che stia aggrappando perfettamente una barba veramente straordinariamente lunga. L'ultima rasatura è stata fatta, come vi ripeto, l'8 agosto, diciamo al 14, ciò vuol dire che sono ben 6 giorni, oggi è una domenica, che barba ragazzi, quindi proviamo a fare, io ritengo adesso di avere abbondantemente utilizzato il potere emolliente della nostra crema inglese, il nostro Yaki Brush, e andiamo a provare una rasatura con il nostro Tonarini mano libera, nelle parti, ripeto, accessibili. Le spiagge sono da voi, sono frequentate da candidati, avete intravisto qualche coraggioso candidato in cerca di voti? Questo è il mano libera, questo è il Tonarini, un 7 ottavi fabbricato a mano a Monte Scudaio, personalizzato con la firma e con il nome di Risma, che me l'ha regalato per i 20 anni di relazione, in questo meraviglioso gesto affettuoso. Andiamo a provare, impugnandolo come si deve, che sicuramente non è come sto facendo io. Vediamo se mi ricordo. È molto difficile riuscire ad acchiappare la giusta inclinazione. Io direi così. Andiamo in un modo assolutamente pionieristico. La barba è molto lunga. Piano. Il taglio sembra netto, come vedete. Io sto per regalare un po' di emozione. Come diceva Piero Angela, scomparso che ricordiamo, Super Quark, 93 anni ieri, i vari delle navi sono interessanti se succede qualcosa, se non succede niente la gente non guarda, quindi voglio assistere alla mia rasatura con mano libera, rischi di diventare uno spettacolo. Si sente lo strappo del pelo? Molto lungo, chiaramente questo è quello che il nostro Tonarini rade la mia barba. Proviamo ad andare sotto in contropelo, forse è un po' azzardato, sembra facile, non lo è. Proviamo ad andare sull'altra guancia, appoggere l'altra guancia. Il problema di tenere puliti questi rasoi, che chiaramente non sono, bisogna andare un po' alla cieca,
anzi non vedo assolutamente niente. È chiaro che sia un po' il rischio irritazione. Chiaramente non basta un passaggio per radere le guance con il mano libera, mentre la crema si sta leggermente asciugando, procediamo dove possiamo, fin dove possiamo, mentre Radio Yacht intona musiche ecumeniche. Come vedete, questo per tenere un po' in esercizio il rasoio e non lasciarlo sempre nella scatola, procediamo fin dove il buon senso ci dirà di fermarci. Ma non essendo di questo mondo, vado avanti. Il contropelo è un po' azzardato, bisogna sempre tenere la lama alla giusta inclinazione, io non sono capace come vedete, ma un po' per volta riusciremo a imparare anche questo. Proviamo un sottogola. Si pianta moltissimo. Non è la posizione migliore, ma proviamo in laterale. La vedo molto difficile, quindi passerei direttamente alla rasatura con il rasoio double edge. Andiamo intanto a bagnare leggermente e presentiamo. Lo so che posso essere tacciato di essere un rasatore incapace, il che è assolutamente vero, ma diciamo che anche il bello è fare nuovi esperimenti e cercare di rendersi conto dei propri limiti o avere il coraggio di rischiare nella vita. Dopo questo nuovo passaggio andiamo a un double edge di normale amministrazione, scusate mi sono completamente spettinato, che è il nostro Fatib Gentile, che con un po' di apertura rispetto ad altri, che pur essendo gentile ha un'apertura tale da permettere rasature anche con pelame più lungo, permette in un tre pezzi con un manico dorico e una tripla zigrinatura della base, dare un'ottima stretta a lame che devono essere necessariamente lame di un certo tipo e che sono le Bolzano Super Inox. Sono ragionevolmente le mie lame preferite, eccole qua, ve le faccio vedere. Sono lame incartate una per una, chiaramente con i soliti punti decola. Andiamo a vedere oggi cosa ci presenta la nostra bolzanetta Super Inox. Eccola qui. E abbiamo i punti di colla, li vediamo di qui, ovviamente solo da una parte, mentre andiamo ad accomodare la lama sul portalama. Eccolo qua. Chiudiamo e seriamo. E possiamo procedere al primo passaggio. Vedete, l'esposizione è non esagerata ma sufficiente a mio giudizio a radere queste barbe. Riproviamo, sentiamo ancora una parte chiaramente di pelo non tagliato dal mano libera, mentre Bolzano anche sui peli più lunghi, come vedete, vedete la differenza del disboscamento. Giriamo la lama. Era veramente una barba lunghissima. Voi capite che la comodità dei doppia lama non ha pari. Poi ci si può divertire anche con altro, ma certamente la rapidità
che garantisce con una buona lama un rosso tradizionale non la garantisce nessuno. Non li avrebbero inventati del resto. Oggi cercheremo di rubare un po' di tempo nella parte tecnica del taglio, zona baffi. La rassegna musicale di Radio Yacht è veramente bifolca. La trovo un qualcosa che non va bene neanche nelle peggiori coste italiane, dove avete sentito è stata vietata anche la balneazione, provincia di Sorrento. Piccoli segni di esagerazione, guardate, di Bolzano, perché la disinvoltura non è chiaramente la migliore tradizione che si possa praticare nella rasatura tradizionale, soprattutto con lame così. Allora andiamo a bagnare e ripartiamo, prepariamo il secondo passaggio, dove il grosso è già stato rimosso e prima di abbiamo ancora una sostanziosa presenza di crema non esagerata però all'interno del nostro yaki. Il grosso è stato portato via dal lungo pelo che ragionevolmente essendo lungo ha assorbito gran parte della copiosa quantità di crema che ho utilizzato all'inizio della preparazione del montaggio, ma comunque in ogni caso parte qualche evidente red dot, come abbiamo visto, ci consente, senza insistere troppo, di portarci al secondo passaggio. In contropelo, cercando di stare molto leggeri, il FATIP gentile dovrebbe essere gentile, ma attenzione che è gentile fino a un certo punto. Giriamo, la barba è molto dura, quindi andateci molto piano, non premete, andate come la mano di piuma, può essere di piuma o di ferro, ricordando il grande Mario Brega, in bianco, rosso e verdone, riproposto in queste serate di palinsesti inguardabili, dove vengono riproposti vecchi programmi. Ho rivisto sulla 8 ieri di Virginia Raffaele, no, come si chiama? No, la palermitana, insomma, in un spettacolo teatrale del 2015, cioè oggi nel 2022, non hanno altro di meglio che farci vedere prodotti di 7 anni fa. Benissimo. Partiamo con qualche piccola lettura però, perché qua, come abbiamo accennato, il Twiga dei Patrioti, il Forte dei Marmi, si scoprono tutti i commeloni, una saldatura sociologica tra la ricca borghesia del nord e i balneari anti-Unione Europea. Qui ci sono alcune testimonianze dove si dice che la Lega e Forza Italia sono andati in Riviera a cercare i voti, salvo poi lasciarli nel guado con la legge sui balneari, mentre l'unica che li ha garantiti è stata ragionevolmente Giorgia Meloni, leader del centrodestra, attualmente al 25% nei sondaggi. Infatti Meloni è l'unica che ci difende, dice Martino Barbieri, presidente dei balneari di Forte dei Marmi. Poi si parla un po' della vita, no? nella Riviera Tirrenica, dove si dice che lo smart working ha allungato la stagione. Nei bagni è prenotato da giugno a settembre l'80% delle tende, che hanno sostituito quasi ovunque gli ombrelloni. Quelle del Twiga, conosciutissimo locale di Flavio Briatore e di Danielona Santanché, di Fratelli d'Italia, sono di 16 metri quadri, con distanziamento sconosciuto alla Riviera Romagnola. I prezzi giornalieri, a seconda dei bagni, variano da 100 a 800 euro. Avete sentito bene, compresi asciugamani, cabina doccia, piscina e bagnini privati, ci mancherebbe, 800 euro al giorno. Negli ultimi anni hanno comprato bagni, quindi hanno investito nei bagni della costa, Andrea Bocelli, Giorgio Armani, i signori Barilla e Alessia Berlusconi, tanto per farvi capire che rendite possono dare queste realtà. I bagni stile Twiga lavorano 24 ore su 24 e ormai gran parte del fatturato non viene dalla spiaggia ma dal food, grazie a 500-600 coperti giornalieri con media conto da 70 euro a persona. Fate voi i vostri conti. Dice Paolo Corchia, del Bagno Presidente, racconta che l'altra sera un gruppo di amici stranieri è venuto a trovare mia nipote e lui gli ha detto: portagli al Twiga. Gli ho consigliato cena e discoteca per 7 adolescenti
E la mattina dopo ho guardato la strisciata della carta di credito e c'erano addebitati 2000 euro per portare 7 giovani a passare qualche ora al Twiga. Un bel investimento, insomma, sicuramente per investimento per chi è proprietario dei bagni, chiaramente non per chi è stato ospitato, ma dicono in molti che non tutti siamo come il Twiga. In particolare lo dice la signora Verona, anzi dice Francesco Verona, presidente del Bagno King. Quindi non è tutto oro quel che luccica. Mentre nella parte più politica abbiamo un interessante aggancio che vi voglio prendere dal foglio di ieri, come vi ho anticipato, perché un interessante pezzo che arriva dalla Prima Repubblica, lo riconoscerete chiaramente dalla copertina perché è inconfondibile questa immagine, quando ci si odiava meglio. Altro che i rancori di Dibbo, gli insulti di Calenda, i vecchi leader non si sopportavano ma si pugnalavano con stile. Questi sono Giulio Andreotti e Bettino Craxi negli anni 90. Si dice Francesco Cundari. Questo spettacolo da telenovela brasiliana impazzita che ha caratterizzato l'inizio della campagna elettorale non è colpa di Twitter. E si parla della presenza dei leader politici sul Twitter, che è il primo social, la prima vera agenzia di stampa in cui la disintermediazione ormai è completa, cioè non c'è più rapporto elettore candidato attraverso l'agenzia di stampa, ma semplicemente il candidato twitta direttamente sul canale del proprio pensiero. Ma si dice anche che se Berlinguer avesse avuto un profilo Instagram, immaginiamolo all'epoca, negli anni 70, e un account Twitter, dopo un po' sarebbe finito anche lui a fotografarsi in cucina davanti a un piatto di pasta asciutta, come ha fatto da ultimo Nicola Fratoianni qualche settimana fa. Io credo proprio di no, anche perché spiega che ci sono fior fiore di democristiani della più antica scuola che sono su Twitter, da Guido Bodrato a Pierluigi Castagnetti, e nessuno li ha mai visti postare foto in costume da bagno con cigni sullo sfondo e tantomeno piatti di pasta asciutta, quindi si può anche mantenere il decoro. Interessante il soliloquio anche di Alessandro Di Battista dell'automobile, dove si è ripreso, non si capisce, infatti Cundari si chiede un video registrato, chissà perché non poteva aspettare di arrivare a casa, e dice: a me nessuno ha detto abbiamo bisogno di te, proprio nessuno. In questo rancore che macera Di Battista, che nessuno l'ha voluto, c'è tutto il racconto dello scooterone del Che Guevara di Roma Nord, come viene chiamato, con alcuni riferimenti al tradimento di Luigi Di Maio, alla fine alla deriva del Movimento 5 Stelle, di cui avrebbe dovuto diventare leader, ma al quale il Movimento non ha neppure candidato. Interessante anche il parere di Carlo Calenda, che avete visto, ha chiuso con Matteo Renzi questo simbolo Renew Europe, Azione Italia Viva, che diceva fino all'anno scorso: Calenda e Renzi tornano insieme, ma se anche volessero dimenticare il passato non c'è avversario, antipatizzante, hater o semplice osservatore che ormai non si diverta a mettere zizzania, rilanciando uno dei 100 video in cui il leader di Azione scandiva: non mi alleo con Renzi, l'ho detto 6 milioni di volte, o peggio, del centro di Renzi non me ne frega nulla, non faccio politica in questo modo, e uno che dice non sto con i 5 Stelle e poi si è alleato con i 5 Stelle alle amministrative in 22 comuni, dice A e fa B, non me ne importa niente, noi siamo un paese malato perché discute solo delle persone e a me delle persone non me ne importa nulla. Questa è la cadenza di Carlo Calenda, l'avete sentito. E poi aggiunge: Renzi faccia quello che gli pare, vada in Arabia Saudita, faccia il centro con Toti Brugnaro, suo zio, suo cugino, suo papà, noi facciamo un lavoro diverso. E dice: non farò politica con Renzi perché questo modo di fare politica mi fa orrore, devo mettere una bandiera, anzi me lo scrivo qua. E poi l'altro giorno, ecco qua l'abbraccio con Renzi. Quindi questa è la follia della contraddizione del nostro sistema politico. Mentre andiamo a bagnare per andare al terzo passaggio con alcuni piccoli danni infantili, quindi, voi potete capire, vediamo cosa è rimasto intanto di Fafitenin nel nostro ciuffo sintetico, non un granché, ma quello che basta per procedere all'obliquo. Chiaramente la stensione sarà molto forte, questi esempi di incoerenza sono poi sintomatici di quello che sarà la capacità di stabilità mentale di questi leader che vogliono governare l'Italia. Avrete visto ieri i video in bilingue, in spagnolo, in francese, che Enrico Letta ha indirizzato a Giorgia Meloni, la quale anche lei, usando lingue, idiomi esteri, sta cercando di darsi una rispolverata europeista,
osannando la NATO e cercando di rispolverarsi da quelle che sono le incrostazioni fasciste del Fratello d'Italia, anche perché, anche se lo ha detto la signora Segre, lei giustamente, se non fa così come ha fatto Le Pen, di voti non li prenderà, e quindi ci sono nuovi mezzi, nuovi sistemi dove ormai le campagne si fanno anche in lingua straniera, permesso che cioè, gli italiani conoscono molto poco le lingue. E in effetti due schieramenti hanno due campagne elettorali con due taglie molto diverse. Qua abbiamo un piccolo esempio per chi si fosse perso le ultime notizie. Questa è, credo, la campagna del centrodestra dove Matteo Salvini è diviso in tre, con tre immagini fotografate sul materiale elettorale. Una è Lampedusa, l'arrivo dei migranti, quindi blocco navale. Uno è il palazzo dell'Agenzia della Riscossione, per ricordare la flat tax che intende imporre anche ai lavoratori dipendenti entro 5 anni, poi la stazione di Milano Centrale. Quindi diciamo che questi tre punti vanno un po' in controtendenza con quello che invece il Partito Democratico intende proporre, che sono il salario minimo, la politica sull'ambiente, la cannabis. Voi vedete che ci sono due opposti sistemi, insomma, di presentarsi agli elettori. Ora, chissà quale dei due potrà avere un successo risolutivo. Io credo che sarà molto difficile per entrambi, tanto facciamo l'obliquo, potersi sottrarre voti, quello che certamente cerca di fare Carlo Calenda con Renzi, di togliere una parte di consensi, se riuscisse mai, anziché il 7, raggiungere il 10 e portare via alcuni seggi contendibili che sono già stati individuati in Emilia-Romagna, in Toscana e forse a Roma, sorprendentemente. Bene, l'obliquo. Ormai diciamo che la rasatura può considerarsi conclusa con questi tentativi misti e di uso di strumenti molto diversi, quindi possiamo andare anche a sciacquare. Il terzo passaggio è concluso. Andiamo a tamponare con il nostro asciugamano tortora, come sempre. Mentre possiamo pensare a un after, mentre lasciamo asciugare, io avevo promesso un interessante pezzo, il secondo sul foglio di oggi, a cura di Michele Masneri, un grande giornalista molto caustico, che parla della passione per i borghi. No, il borgo no. Ultimo rifugio dalla città o paesini del Piffero, tutta colpa di Don Matteo, dove si dice che grazie alle telenovela girate, le nostre telenovela nostrane girate in gran bei borghi dell'Italia centrale, tutti vogliono andare a vivere lì. Dopo la fanfaluca dello smart working da quale tutti stanno fuggendo per tornare a lavorare in presenza, si dice: abbiamo un'immagine totalmente angelicata dei borghi, ristrutturatissimi con gente civilissima, dove fare esattamente la vita che facciamo nelle nostre urfide città, ma tutto a piedi, senza macchina, senza smog, e spendendo oltretutto poco, perché il risparmio è parte integrante del mito del borgo. Il sogno di tutti sono le famigerate case a 1 euro, oppure le case regalate. Ci sono poi dei sussidi, come in certe zone, per farti abitare lì nel borgo, senza pensare che se ti regalano la casa un motivo ci sarà. Il motivo che alla fin fine il borgo sei tu, visto che nel borgo non trovi nient'altro se non per brevi periodi un po' di relax, per il resto sono vite scomodissime. E procede il nostro Masneri. Si parla di città della Pieve, Gubbio, Spoleto. E poi la Puglia fino alla Sicilia della vigata immaginaria del commissario Montalbano, chiaramente luoghi bellissimi, cittadini e paesini improvvisamente sommersi da una quantità di commissari e commissarie ed elitti inusitati. Nella Gubbio televisiva, recita un vecchio adagio, c'è un tasso di crimini più alto di Caracas. Con il Covid la tendenza alla fuga nel borgo si è rafforzata e insufflata in altre temperie. Il South Working, le strade del gusto, l'albergo diffuso, il ritorno dei giovani alle campagne. Ma gli unici giovani che si conoscono, tornati alla campagna, hanno dai 3 ai 5 cognomi e hanno ristrutturato tutto con il super bonus. L'albergo diffuso pure è interessante, suona molto bene.
Poi, le poche volte che si è provato, è stato un disastro, perché a parte il letto scricchiolante di ferro dell'IKEA, devi fare 500 metri a piedi dalla camera per andare a fare colazione. Allora, tanto vale stare in una metropoli. Non si dimentica poi una dichiarazione di Gabriele Bonci, il ganzissimo re della panificazione riflessiva romana, state a sentire, che al Gambero Rosso, 3 anni fa, magnificava la sua decisione di trasferirsi in un'area interna sulle Apuane. Un perfetto manifesto del neoborghismo. Radicale. Voglio stare qui tutta la vita, tutta la vita. Qui ho trovato i ritmi, qui ho trovato le stagioni, ho trovato il paese. Qui c'è tutta la verità che serve alla nostra professione. Poi è tornato in sé e ha aperto 2 locali a Chicago. Perché poi va detto, nei borghi si mangia malissimo. Ma male in un modo peculiare, non il male della vecchia trattoria di una volta. Adesso c'è la nuova trattoria di una volta. Adesso c'è la nuova trattoria gourmet, scusate, con i grani antichi e non teniamo la Coca-Cola perché abbiamo la versione locale e non c'è wifi, così parlate tra di voi. E l'arredo shabby, deciso da un interior decorator di Magliano Sabina, e nel piatto delle spume che imitano il ristorante milanese che a sua volta occhieggia quello danese di 20 anni fa e i quadri concettuali alle pareti sono di un artista locale. E poi, dopo tutto, questo rimpallo e sussiego è chiaro che il piccio all'aglione lo mangi meglio all'autogrill. Per concludere, il neoborghismo è anche pervasivo, anche il sindaco Gualtieri, sindaco di Roma, come ben sapete, ha detto tra 2 anni Roma sarà pulita come un borgo del Trentino, quindi l'ispirazione è sempre quella, con chiaramente il desiderio di immaginare Roma in una situazione di normalità, cosa peraltro impossibile, e c'è chi lo critica peraltro il neoborghismo. E contro i borghi, il bel paese e ha dimenticato i paesi. È un libro a cura di Filippo Barbera, Domenico Cersosimo e Antonio De Rossi. Ma anche la più immediata guida fake ha i paesini del cazzo più belli d'Italia, con la stessa grafica dell'originale, ma che non esiste. Opera divertissement dello spiritoso Michele Boroni. Quindi occhio a quello che vi raccontano, occhio ai vostri desideri che sono legittimi come tutte le cose, ma insomma non sempre, tuttora è quel che luccica. Io andrei a fare un po' di Victorian, perché per stare in ambito inglese, gli amici Marco Traverso e Rocco Contini e Luca Esposito ci hanno abituati bene con questo balsamo, che è una sorta di allume, a preparare prima dell'aspersione dell'aftershave per lenire le offese che abbiamo ragionevolmente inflitto alla nostra pelle già provata dal caldo estivo. Quindi questo meraviglioso tonico permette di fare un replenish e donare subito una sensazione di elasticità, ridonare alla pelle restituendogli le proprietà con un effetto lenitivo immediato. E mentre chiaramente attendiamo che si asciughi il nostro Victorian, c'è un piccolo suggerimento editoriale. Ecco, questa settimana non mostreremo foto di Gianni Berengo Gardin, ma questo libercolo lo stato introvabile Sabino Cassese. Questo è un libercolo trovato su quelle reliquie che si trovano 2 euro, comprate in un negozio di libri usati qui a Cecina. Era un libro che costava credo almeno 14 o 15 euro nel 98 quando è uscito, ed è una riflessione del costituzionalista più noto, molto in voga in questo momento, su modernità e arretratezza delle istituzioni italiane. E si dice che per un verso lo Stato italiano è esteso e costoso come tutti gli altri Stati europei maturi, per altro verso invece esso si differenzia da questi ultimi perché è debole e inefficace. In questa contraddizione tra modernità e arretratezza sta il maggior problema dello Stato italiano. E qua nel 98 Cassese sta cercando, perché aveva 25 anni di meno, adesso ne avrà 80 credo suonati, con alcuni anacoluti di convincerci che il nostro Stato alla fine non è tanto diverso, tanto peggio degli altri. In realtà è una lettura piuttosto impegnativa, anche perché nel frattempo la situazione è solamente peggiorata, quindi trovare degli spazi di miglioramento possono avere portato all'epoca queste riflessioni anche di un grande costituzionista come Cassese è veramente molto difficile. Questo è l'aftershave, che andremo chiaramente, essendo sul fondo la parte oleosa ed essenziale, va diffusa rendendo opaco, stile nebbia de Milano, il nostro Victorian,
aftershave, andiamo a concludere con queste atmosfere da provincia inglese la nostra rasatura di domenica. Che barba molto buona, la parte potrebbe essere un penaligon, come dice l'amico Marco Traverso, che così ha immaginato con gli altri suoi colleghi, degli amici della Pogonotomia, che saluto con molto affetto. E voglio, prima di chiudere, ricordare che 4 anni fa a Genova morirono 43 persone con il crollo del Ponte Morandi, ricordare che Di Maio era presente pochi giorni dopo e fu applaudito con suo stesso stupore come il salvatore della patria, venuto a Genova per promettere la rimozione della concessione alle autostrade e Benetton. Questo non è stato fatto. Nel frattempo, dopo 4 anni, Di Maio è passato col Partito Democratico. Questa è la follia a cui dovete fare caso e prendere in considerazione prima di recarvi alle urne, sempre che intendiate farlo. Ricordiamo la scomparsa ancora di Piero Angela. E last but not the least, ecco questa qua, forse la notizia di ieri, che è passata in secondo piano dopo aver trombato la fenicottera Stefania Prestigiacomo, figlia di imprenditori siciliani della prima ora del 94, che era papabile per la candidatura a presidente della regione, a Palazzo delle Aquile contano di mandare, chiaramente il centrodestra, Renato Schifani, candidato a sorpresa. Lo vedete in tutto il suo fulgore, cosa avrà fatto Schifani dopo aver coperto cariche molto importanti, tra cui la presidenza del Senato, e candidato in regione, dove qualche maligno, uno di questi Attilio Bolzoni tempo fa, sul Domani, forse un mese fa, dove raccontava che il disegno di spartirsi in Sicilia i fondi succosi che andranno al Mezzogiorno, particolarmente in quella regione, saranno gestiti da chi andrà ed è già andato alla poltrona di primo cittadino di Palermo ed è stato la galla sempre per la destra. Adesso abbiamo Renato Schifani, quindi si chiude il cerchio, si salda la cricca e saremo pronti a dividere tra amici tutto quello che pioverà, se pioverà, dall'Unione Europea. Io con questo vi ringrazio, vi auguro una buona giornata, un buon Ferragosto a tutti, da Andrea e da Domenica. Che barba! Ciao!